ci sono frasi cult come la richiesta al bancone di un vodka martini agitato, non mescolato. Bond, James Bond, è entrato nell'immaginario collettivo e solo pochi giorni dopo la morte di Sean Connery, suo magistrale interprete, anche i poster originali dei suoi film sono diventati pezzi da collezione, messi all'asta a Londra sino alla fine della settimana. Il titolo è davvero importante per determinare il valore di un poster. Ovviamente i più vecchi valgono di più, ce ne sono molti meno. Connery è considerato una sorta di icona di Bond e i suoi primi film, quelli degli anni 60 e dei primi anni 70, sono i più preziosi perché rari. La gente non collezionava a quei tempi, molti di quei poster sono andati distrutti. Prima di diventare un mito del cinema, James Bond era un personaggio letterario. Anche una collezione di manoscritti originali di Ian Fleming, il padre dello 007 più famoso al mondo, da cui sono tratti molti film, è in vendita questa settimana a Londra. È probabilmente la più grande collezione di Fleming mai arrivata sul mercato. Abbiamo ogni singolo libro di James Bond in prima edizione e probabilmente anche la maggior parte delle ristampe. Abbiamo anche una selezione proveniente dalla biblioteca di Ian Fleming, quindi libri che gli sono stati regalati durante la gioventù, ai tempi della scuola, fino ai libri regalati e firmati dai suoi amici. E per i collezionisti maggiormente disposti a spendere ci sono anche alcuni oggetti ricercati, come questa Aston Martin del 1964, apparsa in missione Goldfinger.